questa riunione in cui noi presenteremo questo corso di neonatologia di base per i paesi con limitate risorse economiche, dove ancora molto alta è la mortalità neonatale di infantile e dove è particolarmente carente la formazione di Io vi ringrazio per essere intervenuti, perché la vostra presenza testimonia appunto un interesse che voi testimoniate per la cura dei bambini, che voi sapete e come vedremo è particolarmente carente in alcune zone del mondo. Oltre alla presentazione di questo corso, questa mattina verranno trattati altri due argomenti di attualità che sono in certo modo collegati al corso, che riguardano sempre le nazioni più povere del mondo. I relatori che poi presenterò e ai quali dopo darò la parola dopo il saluto delle autorità accademiche sono due noti e autorevoli esperti. Il professore Vella ci parlerà della lotta alla AIDS e dei risultati ottenuti e il professore Franzini delle politiche di aiuto ai paesi poveri. Ora a questo punto io vorrei invitare il magnifico rettore, il professore Gaudio, per un saluto e lo ringrazio molto per la sua partecipazione. Il professore Gaudio è sempre presente a tutti i nostri incontri che noi organizziamo da più di 10 anni. È intervenuto prima come vicepreside, poi come preside, ultimamente come rettore. E chissà il prossimo ruolo quale sarà. Apprezziamo molto l'opera che sta portando avanti per l'università, che nonostante i continui attacchi e critiche rappresenta forse una delle poche istituzioni autorevoli che potrebbero rilanciare il nostro paese. Io lo ringrazio per la sua partecipazione e per la sensibilità che mostra sempre per il nostro lavoro. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono io che ringrazio senza veramente nessuna piaggeria il professor De Curtis e tutti i colleghi e amici della clinica pediatrica per il lavoro che fanno. E chi ha avuto modo di incontrare per motivi di salute le loro equipe ha avuto modo di verificarlo. Un lavoro qualificato, un lavoro complesso, un lavoro difficile, in condizioni sempre più complesse, perché le aspettative aumentano, le possibilità tecnologiche aumentano e in un paese come il nostro, in cui abbiamo una sanità giustamente, e ce ne vantiamo, di tipo universalistico e globalistico, che vuol dare assistenza e promozione e tutela della salute a tutti gratuitamente a carico dello Stato, e in una regione in piano di rientro in cui ovviamente le risorse sono decrescenti per risanare buchi di epoche oscure, e lavorare e garantire il massimo con tutte le novità tecnologiche, farmaci sempre più costosi, apparecchi sempre più costosi, vuol dire veramente riuscire a realizzare un miracolo. Il miracolo è dovuto alla passione, all'abnegazione di medici, infermieri, volontari, che ringrazio tutti, perché qua veramente la ricchezza del nostro paese è nel capitale umano, non solo da un punto di vista intellettivo, perché gli italiani sono intelligenti, ma anche per la generosità che si manifesta anche in queste forme, non solo nel volontariato, ma in quello che è un volontariato civile vero che facciamo un po' tutti, andando sempre al di là dei nostri compiti. Quindi è per questo che sono sempre qui e per questo che voglio ringraziare il professor De Curtis e tutti i colleghi della pediatria per l'impegno quotidiano che hanno. Ringrazio anche e saluto il rettore Avallone, perché con Unitelma si svolgerà questo corso. È qualcosa di importante. Unitelma è l'università telematica che la Sapienza ha voluto negli ultimi anni, d'accordo fra me e il professor Avallone, rilevare completamente, perché la Sapienza è il socio di maggioranza assoluta, perché crediamo che sia uno strumento importante per realizzare obiettivi formativi e didattici, uno strumento non sostitutivo di quello che è, no, il rapporto diretto
diretto fra docente e discente, perché il rapporto diretto è insostituibile. Oggi non è un problema di avere informazione, oggi informazione l'abbiamo da tutte le parti. Se digitiamo quando avevamo qualche anno in meno, andavamo in biblioteca con gli Index Medicus e i Current Contents, in mesi con difficoltà riuscivamo a mettere insieme una bibliografia. Oggi ci vogliono 0,032 secondi per avere tutto giù, ma non basta l'informazione. Quello che è importante è il rapporto empatico e suscitare nei giovani l'entusiasmo per quello che si fa e che porta ai risultati. Questo è il vero fulcro della trasmissione della conoscenza. Ma il mezzo telematico è fondamentale oggi per riuscire ad avere qualcosa che non potremmo fare di persona. Per cui il fatto che ci mettiamo a disposizione con piacere e con entusiasmo di paesi che sono in difficoltà, dove la mortalità neonatale è altissima e che non possono permettersi scambi diretti, ma possono fruire delle esperienze nostre tramite corsi telematici, io penso che sia un'iniziativa molto valida e che sia un format che poi possiamo ripetere anche in tante altre situazioni. Ecco perché, oltre all'apprezzamento personale, al riconoscimento dell'impegno, il professor De Curtis mi dice: tu mi riconosci sempre l'impegno, però questo l'entusiasmo e la passione, però questo vuol dire che poi le risorse non arrivano. Dico no, questa no, scherzo, perché bisogna sorridere. È dimostrato dai neuropsicologi che quando ci si diverte si ricorda meglio quello che si dice, perché la parte emozionale è fondamentale per i circuiti della memoria. Quindi, a parte le battute, io ringrazio ancora Mario e tutti i colleghi, ringrazio Unitelma per questa impresa, saluto gli illustri personaggi qui presenti, dai relatori, il presidente Vella, l'onorevole Garofoli, la professoressa Rezzi e tutti i presenti, e vi auguro veramente buon lavoro. Complimenti, perché in condizioni già di sovraccarichi imbarcarsi in un'altra avventura impegnativa vuol dire veramente dare quel surplus di generosità che fa la differenza. Grazie. Grazie, grazie. Invito ora per un saluto il professor Avallone, che appunto, come è stato detto, è il rettore dell'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza. Io da qualche anno collaboro con lui nella realizzazione di una serie di corsi di neonatologia che abbiamo fatto prima in italiano e poi in inglese e che hanno trovato un largo seguito. E io sono convinto, come è stato appunto detto dal Rettore, che l'insegnamento a distanza, con una valida tecnologia e con dei validi contenuti, rappresenterà il futuro di molti aspetti della formazione, e anche in medicina, e penso che questo corso possa esserne una prova. Io colgo l'occasione per ringraziare il professor Avallone per la cordialità e per la simpatia che sempre mi ha manifestato, e colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale dell'Unitelma, in primo luogo il direttore generale, il dottore Squara, che si è adoperato molto per la realizzazione di questo incontro. Prego. Grazie professor De Curtis, con molto piacere sono qui presente e vorrei dirvi anche come arriviamo a questa esperienza. Le università sane alimentano al loro interno un dibattito su dove dobbiamo andare, dibattito non semplicissimo. Non sto qui a riepilogare questo tipo di dibattito. Io personalmente ho una fisima, che è quella di mettere insieme cose che esistono ma che non mettiamo insieme. Per esempio, noi, grazie anche al sostegno di Sapienza, siamo abbastanza bravi nel produrre conoscenza. Ma la conoscenza, oltre a essere prodotta, andrebbe disseminata. E disseminarla oggi non è più come una volta, perché non si può non tener conto di quello che è accaduto a livello tecnologico. Del resto le università telematiche esistono proprio per questo. Ma poi ci sono degli altri problemi. Se non siamo attenti, siamo troppo concentrati sulle cose, sulle attività di tutti i giorni, e dimentichiamo che le nostre organizzazioni, piccole, Unitelma Sapienza o grandi, Sapienza, hanno anche qualche responsabilità sociale. Il problema della social responsibility è una cosa importante. Pensate che Unitelma Sapienza non prende soldi dallo Stato, o anzi, per essere più precisi, il Ministero, il MIUR, dà ad Unitelma Sapienza l'incredibile cifra di 38.000 euro all'anno.
Questo è quello che noi prendiamo dallo Stato e quindi dobbiamo provvedere, ma questo tutto sommato viene molto bene perché noi ci dobbiamo dare da fare per produrre soldi e quando li abbiamo prodotti possiamo fare anche qualche cosa gratis, perché questo rientra nel nostro discorso della responsabilità sociale. Adesso vi porto soltanto un esempio. Abbiamo fatto, io per minimizzarlo, lo chiamo un corsetto, 12 lezioni sulla Costituzione italiana. Voi sapete che i primi 12 articoli sono i principi della Costituzione. Peccato che gli studenti delle scuole medie superiori, che magari prendono altissimi voti alla maturità, non sanno nulla della Costituzione. L'abbiamo messo online, gratis, grazie anche al sostegno del Ministero, gratis. Un successo incredibile, perché i giovani ce l'hanno lì, sotto mano, e si incuriosiscono. Allora, che cosa abbiamo fatto? Noi da tempo ci occupiamo di noi, insieme al professor De Curtis, di neonatologia. Però sapete, c'è un problema di povertà educativa, nel senso che questo termine viene riservato a coloro che sono un po' illetterati, mentre c'è una povertà educativa anche di tipo professionale. Non è vero che un medico italiano ha le stesse competenze di un medico, non voglio dire nessun paese, perché in alcuni paesi non sanno neanche che cos'è la neonatologia e neanche ci sono i pediatri, o ce n'è qualcuno che tutto sommato si occupa e fa del suo meglio per quello che può fare. E allora abbiamo detto, ma perché non facciamo una cosa che è un po' ritagliata sulle esigenze che abbiamo rilevato, che sono esigenze da un lato di comprensione delle tematiche, anch'io che non sono medico adesso ho capito bene di che cosa si occupa la neonatologia, e le mettiamo a disposizione di medici e di infermieri. Lo chiamiamo corso di base perché sarebbe illogico pensare che con 16 video lezioni copriamo un'area così complicata, ma intanto mettiamo queste persone. È incredibile, quando vedono questi filmati è come se si aprisse loro un mondo. Dice, ma noi non immaginiamo neanche queste cose. E allora abbiamo adesso parecchi paesi che già ci chiedono questa cosa. E poi io mi adopererò perché, sapete, nel nostro paese anche le cose buone non sempre è facile veicolarle. Io vorrei un impegno del Ministero degli Esteri per la diffusione di questa iniziativa. Non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non vogliamo una lira, non registriamo le persone, non tracciamo tutto per bene. Se poi uno vuole fare il corso completo, prendere i crediti e fare gli esami, è tutto un altro capitolo che appartiene al mondo accademico e che noi continuiamo a mantenere. Quindi io sono molto contento perché per me questo è un esempio di come un'università che fa la sua attività, diciamo, normale, deve pensare a prodotti nuovi che riguardano il mondo della professione. Non è vero, mio padre mi diceva sempre, studia ragazzo che poi dopo che hai studiato quello ti servirà per tutta la vita. È falso, voi lo sapete benissimo, abbiamo bisogno continuamente di rinnovare e possiamo creare dei prodotti di alta qualità che vengono veicolati attraverso gli strumenti telematici e che consentono di raggiungere, ormai pensate che abbiamo alcuni problemi, non sappiamo come fare, in alcuni paesi non ce l'hanno la banda larga, per cui c'è il problema del collegamento, ma vedremo anche questi problemi come affrontarli. Perché la conoscenza, una volta che l'abbiamo prodotta, dobbiamo essere in grado di diffonderla e credo che questo faccia parte della missione delle nostre università. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Allora, con piacere ora do la parola al professore Salvatore Cucchiara, che è direttore del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile. Io ho condiviso con Salvatore molti aspetti della vita professionale. Abbiamo iniziato insieme come ricercatori all'Università Federico II e siamo stati chiamati qui come professori ordinari di pediatria alla Sapienza. Lavoriamo qui nel Policlinico, lui come gastroenterologo pediatra e io come neonatologo, con non poche difficoltà che speriamo possano essere presto affrontate e risolte. Prego. Grazie, grazie Mario. Io dico soltanto poche parole, condivido anzitutto quello che ha detto il magnifico rettore, cui devo riconoscere una forte leadership e soprattutto una politica che sta rappresentando una svolta per la nostra università, lo si vede anche dai ranking internazionali, in cui la Sapienza guadagna posizioni ed è nettamente il primo ateneo italiano. E credo che noi siamo oggi qui a rappresentare che cos'è la medicina universitaria. La medicina universitaria è l'insieme, la simbiosi tra assistenza, ricerca, didattica, e un fattore alimenta l'altro, non è possibile scinderli.
E questo viene bene detto da Mario, perché Mario ha un'attività assistenziale intensiva, importante, impegnativa, ma in grado di produrre informazione, innovazione e in grado di produrre ricerca scientifica. Quindi è un esempio anche questo straordinario insieme a questi nuovi mezzi di comunicazione, per cui veramente, professor Avallone, è straordinario. Infatti mentre lei parlava, mentre parlava il magnifico rettore, mi si sono illuminate delle idee, ecco, dicevo anche al professor Marino, che diciamo il direttore DAI nostro assistenziale, guarda Bruno, abbiamo queste prospettive, le dobbiamo cavalcare. Quindi veramente un grazie Mario, congratulazioni, e credo che questo Dipartimento di Pediatria ha delle eccellenze che devono emergere anche sotto il prodotto divulgativo. Noi dobbiamo fare formazione, dobbiamo fare ricerca, dobbiamo fare un'ottima assistenza che già facciamo, e credo che dobbiamo sempre più pubblicizzare quello che questo Dipartimento realizza con le eccellenze che ha. Quindi da umile direttore del Dipartimento Universitario, che col mio diretto superiore, che è il magnifico rettore, complimenti ancora, veramente, e buon lavoro. Grazie. Bene, con piacere ora do la parola ad Alberto Villani, che è un caro amico e presidente della Società Italiana di Pediatria. Ha il merito, anche per la sua competenza infettivologica, e di aver portato avanti il discorso, come voi sapete, delle vaccinazioni, che hanno trovato forza recentemente con la legge sulla obbligatorietà di 10 vaccinazioni. E voi sapete che nel nostro paese il numero delle persone non vaccinate è aumentato moltissimo, con un elevato rischio di malattie infettive. E l'esempio del morbillo è tipico, proprio migliaia di casi appunto quest'anno. Solo per curiosità vi dico che 2 mesi fa nel reparto di ostetricia si è ricoverata una signora che ha presentato un morbillo. In seguito a questa, al morbillo, ha partorito prematuramente a 28 settimane un bambino di 1,3 kg, e questo bambino ha sviluppato un morbillo neonatale, quindi trasmesso dalla mamma. Devo dire inizialmente che fortunatamente, grazie anche agli interventi che abbiamo fatto, il bambino è andato bene, ma è stato un grande rischio per la vita di questo piccolo, e speriamo che questo non si ripeta. Io devo dire che questi corsi di neonatologia, come il master dell'Università della Sapienza che portiamo avanti da 12 anni, questi nuovi corsi dell'Unitelma, hanno sempre il patrocinio, oltre che della Società di Neonatologia, anche quello della Società di Pediatria, quindi ringrazio di nuovo il professore Villani. E a proposito dei patrocini, va detto che questo nuovo corso che presentiamo ha anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E prego. Buongiorno a tutti, grazie molte al professor De Curtis, e complimenti anche da parte della Società Italiana di Pediatria, che è particolarmente orgogliosa di questo corso, anzi siamo noi a ringraziare del patrocinio, perché di fatto la pediatria italiana, ma in particolar modo la neonatologia, si colloca ai primissimi posti al mondo. Non posso dire il primo unicamente perché siamo preceduti da 2 città-stato, Singapore e Hong Kong, ma come grande nazione la neonatologia italiana è la migliore al mondo. Il professor De Curtis è vicepresidente della Società Italiana di Neonatologia, che è una società molto attiva, uno dei network più attivi in assoluto, ed è una vera eccellenza. Mi riaggancio a quanto detto dal magnifico e da chi mi ha preceduto, dal professor Cucchiara, sull'importanza della divulgazione scientifica. Avendo queste doti e queste capacità, è anche molto importante farne partecipi gli altri, e questo è sicuramente uno dei modi migliori che ci possa essere. Oltretutto è un prodotto di grandissima qualità, che è stato concepito per altre nazioni, ma che penso farebbe molto bene anche a noi italiani, insomma, chi avrà modo di collegarsi e di vederlo. Quindi da parte della Società di Pediatria c'è il pieno appoggio, l'orgoglio per queste situazioni e il compiacimento, perché non solo per l'Università La Sapienza, ma anche per la pediatria italiana, questo è un veicolo molto importante per diffondere quelli che sono dei valori del nostro sistema assistenziale, che chi vive in Italia talvolta sottovaluta, con tutti i limiti, le difficoltà che si hanno, ma che è sicuramente ancora oggi uno dei migliori al mondo e uno dei modelli che il mondo ci invidia. Si faceva prima riferimento brevemente alle vaccinazioni, e effettivamente è un altro esempio
in cui l'Italia sta arrivando a fare ciò che altri paesi stanno imitando, nel senso che la Francia dal 1 gennaio partirà non con 10 ma 11 vaccinazioni obbligatorie. L'Italia ha delle istituzioni, vedo qui il Presidente dell'AIFA, il Ministero della Salute, l'Istituto sulla Sanità, l'Università Italiana, che il mondo ci invidia. Forse dobbiamo prenderne coscienza, ma questo ci impone anche dei doveri, che è quello di diffondere questa cultura, questa capacità. Oltretutto il professor De Curtis ha grandi doti didattiche che riesce a trasmettere a chi partecipa a questi corsi, dando delle indicazioni ben precise e facendo sì che questo sia realmente uno strumento valido di lavoro. Non mi dilungo, ma ringrazio ulteriormente il professor De Curtis per l'onore che mi ha dato di essere in quest'aula, a cui sono particolarmente legato, perché io sono stato formato alla Sapienza e ne sono particolarmente orgoglioso. È sicuramente un fiore all'occhiello della cultura non solo italiana, europea, mondiale. Vi ringrazio. Grazie Alberto. Bene, per concludere vorrei invitare la professoressa Luisa Corazza, che è professore ordinario di diritto del lavoro e consigliere del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale. Io la ringrazio per essere intervenuta e soprattutto per l'attenzione che ha per i soggetti più deboli della nostra società, che sono in continuo aumento. Grazie professore. Io devo dire che come giurista trovo che questo corso e diciamo gli obiettivi che si propone, la sua realizzazione, siano il segno di un impegno particolare delle istituzioni, in particolare delle istituzioni formative dell'Università La Sapienza, prima di tutto, proprio nell'ambito dei diritti fondamentali. La prima cosa che mi ha colpito quando il professor De Curtis mi ha illustrato il progetto che da tempo era dietro a questo corso è come in questo modo si va al cuore della realizzazione del diritto alla salute, che è un diritto scritto nella nostra Costituzione, è stato citato come ruolo dei nostri principi fondamentali della Costituzione, sia a volte dimenticato e negletto, ed è un diritto forse il primo, il diritto primigenio, il più intangibile, il più incomprimibile e forse il più complesso, perché è un diritto che non richiede solo l'astensione di coloro che diciamo circondano il titolare di questo diritto, ma richiede un ruolo attivo della collettività. Perché si realizzi il diritto alla salute appieno occorre che la collettività si attivi, altrimenti l'uomo, la persona, il diritto alla salute da solo non lo riesce a tutelare. E qui la complessità di questo, la sfida di questo corso, perché qui non solo abbiamo un obiettivo, una sfida che ha a che fare con la collettività in ambito nazionale, che è quella che noi normalmente, con cui noi normalmente misuriamo gli interventi sanitari, ma abbiamo una collettività che si impegna su un fronte nuovo, che è quello internazionale. Qui abbiamo delle grandi trasformazioni demografiche che hanno generato nuove forme di diseguaglianza, e di fronte alle quali c'è una responsabilità della comunità tutta, della comunità internazionale, nella quale l'Italia vuole fare la sua parte. E in questo devo dire che questo corso, il fatto che venga proposto da un'università pubblica, quindi il fatto che ci sia dietro anche diciamo un impegno istituzionale, secondo me ha un valore particolare. Ecco, perché vuole intervenire su queste nuove forme di diseguaglianza, su questi nuovi squilibri che si generano dalle grandi trasformazioni sociali, che poi sono l'anticamera dei fenomeni migratori, l'anticamera di tante questioni sociali di grande complessità, vuole intervenire creando un ponte tra il nostro mondo fortunato, avanzato, colto, istruito, è un mondo che per le scarse risorse non riesce ad accedere a questi strumenti. Siamo stati molto favoriti dalle trasformazioni tecnologiche che sono state citate dagli interventi dei rettori che hanno illustrato come in effetti con la tecnologia noi oggi riusciamo a raggiungere anche l'altra parte del globo. E secondo me questo corso è un po' l'esempio di come bisognerebbe fare, cioè mettere insieme impegno sociale, innovazione tecnologica, responsabilità istituzionale
per creare e immaginare delle nuove soluzioni. Quindi molti complimenti e buon lavoro, speriamo che insomma poi si possano vedere magari anche i risultati di questa attività. Magari capendo quanti medici sono stati effettivamente formati, quanti bambini sono stati salvati grazie a queste manovre. Ecco, un'ultimissima parola la volevo dire sul fatto che un altro valore aggiunto di questo corso, e questo lo dico perché nella mia attività di consulente del Presidente purtroppo mi trovo spesso a contatto con le fragilità più estreme, ha il merito di intervenire sui minori, sui bambini, e addirittura qui sui neonati, quindi sui più piccoli dei bambini, quindi sui fragili tra i fragili. E questo insomma è un altro, secondo me, grande valore di questo progetto. Buon lavoro. Grazie. Grazie.